La pandemia ha acuito la crisi economica, colpendo soprattutto i piccoli imprenditori e i commercianti. Sempre più difficoltoso per loro l'accesso al credito legale. Chi ha problemi di solvibilità e costi da sostenere finisce fatalmente tra gli artigli degli usurai. E invece ci sono organizzazioni che aiutano a superare i momenti più bui. È il caso della Fondazione Interesse Uomo, una onlus capofila del progetto Economia di Libertà. Il suo presidente, Don Marcello Cozzi, ha firmato un protocollo d'intesa con il prefetto di Potenza Verde per avviare iniziative di sensibilizzazione. È il terzo accordo, dopo quello con la prefettura di Matera e con la procura di Potenza. E proprio il procuratore distrettuale antimafia, Curcio, ha parlato nel salone dell'amministrazione provinciale di Potenza dei meccanismi che si innescano quando si ricorre agli strozzini che rapidamente assorbono ogni avere della vittima. Presente all'incontro, coordinato dalla giornalista Maria Paola Vergallito, anche il commissario antiusura Luigi Gai. Domani la carovana della legalità sarà a Montescaglioso.